ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro cosa ho scelto dal sito perleperline.com. Il pacco mi arriva sempre con il corriere GLS e mi arriva sempre intorno il giorno dopo che ho ordinato, quindi davvero una spedizione molto molto veloce. Il pacco è sempre imballato perfettamente, sia con il pluriball e anche questo, in modo che tutto arrivi integro. E vi mostro cosa ho scelto. Ho preso un altro espositore per collane, questo è in velluto nero, davvero fatto benissimo, ve lo mostro, ecco qua, davvero fatto molto bene. E per chi fa dei mercatini estivi è l'ideale. Dietro c'è anche questo gancetto che, volendo, può essere utilizzato in due modi: o agganciando appunto l'espositore al banco, oppure agganciando la collana sul retro. Davvero fatto molto bene. Quindi ho preso un altro espositore e poi ho preso questo materiale qui. Un attimino, tolgo tutto dalla scatola. Ok, vi mostro cosa ho preso. Allora, in primis ho preso queste monachelle a perno da 6 mm, sono 30 pezzi. Già le avevo presi diverse volte perché mi trovo davvero bene sia a utilizzarle con la resina, per appunto inglobarle all'interno della resina, oppure fare delle lavorazioni in tessitura di perline e poi realizzare degli orecchini a perno. La colorazione è oro, ma sul sito le trovate anche argento, e le ho riprese di nuovo. Poi ho preso queste tonde sfaccettate, sono delle perle in quarzo naturale da 6 mm, sono 20 pezzi e sono davvero bellissime, ve le mostro in dettaglio. Come dicevo prima, sono sfaccettate e luminose, davvero molto belle. Ecco qua, aspettate, se no me ne perdo qualcuna, ecco qui. Poi ho preso questi chiodini a pallina, sono precisamente in acciaio da 35 mm e sono 20 pezzi, sono dei classici chiodini, lo sapete, io prediligo principalmente l'acciaio, quindi appena li ho visti sul sito li ho scelti. Poi ho preso questi, ecco qua, due bustine di distanziatore con ali da 12 mm, sono 5 pezzi all'interno della bustina, ve li mostro. Non li avevo mai presi, questa è la prima volta che prendo appunto queste ali. Ho visto diversi lavoretti semplici con queste ali e quindi voglio realizzare qualcosina anch'io, principalmente anche come ciondolino, non come orecchino, perché come orecchino li trovo abbastanza grandicelli, però voglio sperimentare un po' e vedere se riesco a creare qualcosina di diverso. E ne ho presi appunto due confezioni. Poi ho preso questi ciondoli a campanellino, sono da 9 mm, all'interno sono 10 pezzi. E ultimamente sto in fissa con i ciondolini che tintennano, quindi ho preso anche questi. Poi ho preso tre confezioni di questo filo coda di topo multicolore da 2 mm, davvero molto carino. Ogni confezione è 15 metri, no, è 5 metri, perdonatemi, ogni confezione è 5 metri e ha tutte queste bellissime nuance sfumate, davvero molto molto carine. Quindi ne ho prese tre confezioni per un totale di 15 metri, sono tre, eccole qua. Poi ho preso questo filo memory wire da 55 mm in acciaio, sono 10 giri, si presenta appunto in questo modo come una molla elastica e poi sta a noi decidere appunto la lunghezza del bracciale e tagliare il filo. Questo, come dicevo prima, è anche in acciaio. Poi ho preso
questi tubettini qua, questi distanziatori a tubo in ottone da 35 mm, sono 20 pezzi e si presentano appunto in questo modo. Sono davvero molto luminosi e non vedo l'ora di provarli, di creare qualcosa con questi tubettini. Poi ho preso tre colorazioni di cubetti, questi sono dei cubi in vetro da 6 mm, all'interno ce ne sono 30 pezzi, a seconda della colorazione, perché qui sono 30 pezzi, questi qui gialli ne sono 50 e quest'altri 30, sì. Sono davvero molto carini, da 6 mm, davvero piccini. E presto realizzerò un tutorial con questi cubettini. E come dicevo prima, li ho presi celesti, rosa, sperando che renda. Aspettate, vi dimostro, eccoli qua, un rosa molto tenue. E poi li ho presi anche gialli, vi mostro anche gialli, ed eccoli qua. Gialli sembrano più grandi, perdonatemi ma si è spento il cellulare. Gialli sembrano un po' più grandi, ma in realtà sono della stessa misura, sempre da 6 mm. Ed eccoli qua. Ed è un giallino tendente un po' al verde. Poi ho preso, un attimino che rimetto i cubetti a posto. Poi ho preso questi charms. Allora, ho preso due conchiglie. Dopo all'interno inserirò appunto la perla, ne ho prese appunto due. Ho preso due stelline davvero carinissime e poi infine ho preso questi due cavallucci davvero carinissimi. E niente ragazzi, questo era tutto il materiale che appunto ho preso dal sito di perleperline.com. Presto arriverà un tutorial con i cubettini. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!